I raid vandalici contro il centro Informa e l'ufficio anagrafe del comune di Cerignola, che si sono verificati negli ultimi tempi, hanno indotto il sindaco di Cerignola, Franco Metta, a inviare una lettera urgente al prefetto ed al questore di Foggia, sollecitando una reazione immediata al messaggio che sta passando in queste ore. Lo stesso Metta mette in evidenza che Cerignola intera è aggredibile in qualunque momento. Tra raid vandalici e progetti criminosi, la situazione è certamente in discussione e simili avvenimenti sono un vero e proprio guanto di sfida. Chiediamo massima assistenza e massimo supporto. Il primo cittadino terrà lunedì sera alle 21 presso la sede del movimento politico La Cicogna un incontro con tutti gli esponenti della maggioranza per cercare di organizzare una manifestazione contro la criminalità. 19 luglio 1992, 19 luglio 2015. Sono passati 23 anni dalla strage di Via D'Amelio, quando un'autobomba uccise il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina e Claudio Traina. Sono stati ricordati sabato in una cerimonia ufficiale a cui ha partecipato anche il capo dello Stato Mattarella e domenica con un messaggio su Twitter del presidente del Consiglio Renzi, dicendo: non dimentichiamo mai l'eroismo di Paolo Borsellino e dei suoi uomini. Sabato il figlio del magistrato aveva visitato in forma strettamente privata il giardino della memoria. Tra l'altro poi c'era stato anche un duro intervento a difesa della sorella Lucia dopo l'imbarazzante polemica su un presunto contenuto di intercettazioni telefoniche tra il governatore siciliano Crocetta ed il suo medico, che aveva proferito una frase offensiva contro la figlia del magistrato. In seguito a questo, e nonostante le numerose smentite, il presidente della regione siciliana si è chiuso in un mutismo totale. Si sono conclusi a Mosca i mondiali di scherma, che sono stati positivi per i colori italiani. Infatti l'ultima giornata ha portato il titolo della medaglia d'oro alle due squadre di Fioretto Azzurre. La doppia sfida è cominciata prima con le ragazze, con Di Francisca, Enrico, Battini e Vezzali, che hanno battuto per 45-36 lo squadrone rosso al femminile, lasciandosi poi andare in pedana per i festeggiamenti per scaricare la tensione. Il Dream Team si è confermato per la terza volta dopo Budapest e Kazan. Bene anche la squadra maschile, dove Cassarà, Baldini, Carozzo e Avola hanno battuto gli omologhi russi con il punteggio di 45-38 al termine di una gara molto combattuta. Gli azzurri del Fioretto sono tornati sul gradino più alto del podio dopo i mondiali del 2013.